Ho firmato un'ordinanza nella quale si parla di vicinanza dell'abitazione, no? In prossimità e in vicinanza dell'abitazione. Ecco, vorrei ricordarvi che questa ordinanza ha ripreso pari pari la frase prevista dal DPCM, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che non pone distanze. Io ho detto, l'ho considerato un atto di grande fiducia, nel senso che penso che una comunità consideri l'ordinanza non come una sfida o una roulette russa, ma la consideri come un'indicazione. Se uno ha una malattia, soprattutto grave, visto considerato che stiamo parlando del coronavirus, che non è una passeggiata, che dà, se vi interessa, è uscito uno studio, dalla mortalità che è 10 volte la peggiore influenza che è passata per il vento. Ecco, se uno ha una malattia grave va dal suo medico, il medico fa delle prescrizioni, giusto? Ma le fa nell'interesse di chi? Del medico o del paziente? Del paziente. In questo caso il paziente non deve solo curare se stesso, ma deve anche curare la salute degli altri, perché i nostri comportamenti incidono sulla qualità della nostra salute, ma anche su quella degli altri, perché diffondiamo un contagio. Allora, la distanza è logico che è molto prossima all'abitazione. Io non posso vedere immagini che mi mandano e mi fanno incazzare. Dove sono? Di parcheggi, dei rifugi pieni di macchine. Perché dico che se funziona così mi costringete a rimettere una distanza. Allora, non è giusto, sapete quel cartello che si leggeva spesso, no? Andavi del cazzolaio e c'era sempre scritto: per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Io trovo ingiusto che per colpa di qualcuno tutti debbano essere penalizzati, perché i veneti sono persone per bene, hanno dimostrato di aver rispettato le regole, lo abbiamo dimostrato scientificamente, e adesso vi chiedo l'ultimo sforzo. Quindi in spiaggia non si va, in montagna non si va, si resta nel proprio comune di residenza e si esce di casa, perdonatemi gli imperativi, ma lo dico per il bene di tutti noi, si esce di casa limitatamente a un raggio nel quale si possa comunque vedere ancora l'abitazione e che non sia un'escursione. Però io aspetto ancora 24 ore. Non è una minaccia, è una presa d'atto, ve lo dico anche con un po' di rammarico.